Amnesia ovviamente ha a che fare con la memoria e significa che il ricordo di un avvenimento o di un oggetto sparisce dalla memoria. L'amnesia ovviamente ha una vasta gamma di espressioni perché può essere la conseguenza di un fatto traumatico, di un fatto di squisita natura neurologica e può essere al contrario un fenomeno assolutamente psichico appartenente all'ambito della nevrosi e più specificatamente all'ambito dell'isteria, dove di fatto poi troviamo l'amnesia psicogena propriamente detta. La differenza fra i due fenomeni è che nel fenomeno neurologico l'amnesia è dovuta al fatto che o i processi cerebrali funzionali che portano alla costruzione di un ricordo non hanno funzionato, oppure che è avvenuta una lesione che ha lesionato una parte più o meno ampia del nostro cervello, del nostro sistema nervoso centrale, per cui quella cosa è sparita. Noi abbiamo amnesie parafisiologiche, per esempio quando viene usata la terapia elettroconvulsivante, perché il ricordo, per inciso, noi abbiamo ricordi immediati e ricordi di lungo termine. Il passaggio da quella che è cioè ogni avvenimento, ogni cosa che capita, a breve termine è ricostruibile, a lungo termine invece c'è una selezione, cioè non tutto quello che faccio oggi io domani lo memorizzerò. Questa memorizzazione, cioè questo passaggio dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine, avviene durante la notte. Quando noi parliamo di amnesia parliamo della perdita di elementi mnesici del lungo periodo, del lungo termine, non parliamo del fatto che c'è stata della selezione che avviene dei ricordi del giorno, dei ricordi degli avvenimenti del giorno precedente. Allora, l'amnesia invece psicogena, quella ha un senso, cioè mentre l'amnesia di origine neurologica è casuale perché è dovuta a dove ha colpito la noxa che ha lesionato il sistema nervoso centrale in senso proprio organico, come distruzione nel senso funzionale, cioè che ha creato un impasse funzionale per un periodo, per 3 secondi, per 2 secondi, quella determinata zona dove tutto il sistema nervoso centrale ha cessato di funzionare, da invece l'amnesia psicogena che ha un senso. Cioè la dimenticanza è in relazione a qualche cosa che creerebbe crisi, che creerebbe scompenso, che creerebbe conflitto all'interno della persona così com'è in quel momento. L'amnesia psicogena direi che è quasi un fenomeno normale, tanto è essa comune. Cioè ciascuno di noi dimentica, fra virgolette, attivamente qualche cosa. Faccio un esempio. Se l'amnesia è neurologica e io pongo un individuo in una condizione di ipnosi, di cooperazione attraverso un'ipnoterapia medica, il ricordo non è accessibile perché è stato cancellato. Se parlo di un'amnesia psicogena, attraverso l'ipnosi la persona può essere indotta, può essere chiamata a ricordare. Effettivamente può il rimosso, cioè l'elemento che è stato rimosso, che è andato in amnesia, ricompare. Può anche ricompare una volta, può anche permanere una volta che la persona viene riportata allo stato di coscienza normale.